L'Aquila fa l'impresa, batte 4-0 in casa all'angolana, ribalta il KO per 3-1 maturato all'andata e si assicura un posto nella finale di Coppa Italia di eccellenza Abruzzo. Pronti via e l'Aquila va in vantaggio, angolo di Loviso, torre di Scognamiglio e colpo di testa vincente di Sciba che batte Puddu. Al 12esimo Page viene pescato solo nel cuore dell'area ma non ha un buon controllo e l'occasione sfuma. Sul capovolgimento di fronte si fa vedere l'angolana con un colpo di testa di Miani bloccato senza affanni da Bozzi. Subito dopo un flipper nell'area dell'angolana, D'Ercole prova a metterci la testa per risolvere la situazione ma coglie il palo. Ancora D'Ercole al 15esimo chiama Puddu alla respinta bassa. È il preludio al raddoppio aquilano che arriva al 20esimo. Sugli sviluppi di un angolo la sfera giunge a Page che scarica a rete una vera e propria fucilata che si infila all'incrocio dei pali. Al 27esimo ci prova Scognamiglio dalla grande distanza, Puddu in allungo disinnesca. Minuto 40, angolana pericolosa, punizione velenosa di Farias, Bozzi in bello stile dice di no. L'ultimo sussulto della prima frazione è un diagonale di Di Ruocco che va a pochi centimetri dal 3-0 in favore dell'Aquila. La ripresa si apre con una girata di D'Ercole sul fondo. Al 21esimo perentoria inzuccata di Sciba, Puddu ha una mano, alza in angolo. Due minuti dopo arriva il 3-0 dell'Aquila, Di Ruocco caparbiamente si fa spazio lungo la linea di fondo e serve il neo entrato Sparvoli che dalla corta distanza non sbaglia. L'angolana non ci sta e prova a riaprirla. Casati al 33esimo si inserisce bene dietro la linea difensiva dell'Aquila ma manca il bersaglio grosso. Tre minuti dopo sempre Casati viene pescato liberissimo appena dentro l'area ma cestina tutto sparando altissimo. Ci prova poi Farias su calcio di punizione ma come nel primo tempo Bozzi si esalta e tiene la porta inviolata. L'angolana si sbilancia e l'Aquila al 44esimo cala il poker. Sparvoli va via in velocità sulla mancina, converge e poi vede il rimorchio di Massetti e lo serve. Il 22 fila tu per tu con Puddu e lo batte con un diagonale chirurgico. Finisce così, l'angolana esce dal campo a testa bassa, l'Aquila invece festeggia con i suoi tifosi un traguardo fortemente voluto e raggiunto con una prestazione praticamente perfetta. Penso che recuperare 4 gol, in pratica noi dovevamo fare 3 gol, non era facile, ci siamo riusciti facendo anche un gol in più e noi ci godiamo insomma sta vittoria e ci prepariamo per la finale, per l'inizio del campionato, dopo che abbiamo giocato malissimo mercoledì scorso, oggi i ragazzi hanno dimostrato la forza della squadra. Oggi ho visto più cattiveria, più voglia di vincere. Secondo me il mister De Feo sta facendo un bellissimo lavoro, è da poco che sta con noi. Speriamo che continui a fare. Ma sì, soddisfatto, sì, poi alla fine sono sempre i giocatori che decidono. Il mister mette in campo, sì, però ci abbiamo tanti giocatori forti. Speriamo che escono tutti e che ci porta per raggiungere i nostri obiettivi. Noi in Coppa abbiamo fatto un ottimo cammino, siamo arrivati a giocarci la semifinale contro una grossa squadra, abbiamo fatto benissimo all'andata e oggi ha fatto benissimo l'Aquila e quindi è andata in finale l'Aquila. Però ripeto, io devo analizzare quelli che sono stati gli errori della mia squadra nella prima mezz'ora. Poi noi siamo stati in partita per 60 minuti e l'unica cosa che ho da ridire sulle occasioni, troppe occasioni mancate, e quindi devo lavorare su quella cosa lì. Ho detto ai ragazzi di andare in campo e di cercare il gol, perché comunque il gol ci avrebbe dato a noi linfa vitale e a loro sicuramente li avrebbe buttati giù. Però è normale che l'Aquila poi nella prima mezz'ora non ci ha concesso quello che sappiamo fare, giocare, fraseggiare palla a terra, perché comunque sono stati bravi, sicuramente più cattivi di noi nella prima mezz'ora, e quindi questo ha favorito loro e ha danneggiato la mia squadra. Però ci sta che una squadra che ha perso 3-1 l'andata nei primi 25 minuti ti mette lì, poi con la squadra che ha l'Aquila ci può stare, insomma.